Beh, qui siamo di fronte a una multinazionale che, come dire, prende a pretesto la questione dell'energia, del costo dell'energia, che tutti sappiamo effettivamente essere alto in Italia. Però le vere intenzioni di questa multinazionale sono di abbandonare le produzioni, abbandonare gli stabilimenti e gli operai al loro destino. Sindaco di Carbonia, sì. Ed è qua. Come qua? È protesta. Cosa ministra? Sosteniamo la protesta del territorio, ma perché appunto, come dice Antonello, se non abbiamo risposte che rialimentino la speranza, noi saremo costretti ad amministrare semplicemente la miseria. A quel punto non varrebbe neanche la pena essere amministratore. Sono un sindaco di centrodestra, del PDL, il mio paese è Nugis, 2000 abitanti. Sono qui con tutti gli altri sindaci perché quando si parla di lavoro interessa a tutti quanti, sia a destra che a sinistra, e allora bisogna tutti combattere per lo stesso motivo, il lavoro. Se nel caso l'Alcoa dovesse decidere che non è più interessata agli smelter italiani, noi non molleremo mai. Dunque, noi siamo qui, Popolo Viola di Roma, dal 4 febbraio abbiamo deciso di presidiare piazza di Montecitorio contro la legge sul giudizio di impedimento, l'ennesima legge ad personam del governo Berlusconi. Siamo qui perché riteniamo ingiusta questo ennesimo oltraggio alla Costituzione e perché vogliamo sensibilizzare i cittadini italiani a partecipare e a mobilitarsi insieme a noi. Crediamo che in questo momento la politica italiana stia lavorando su due corsie parallele, una dove si mette in dubbio che l'uguaglianza delle persone e nell'altra si mette in dubbio anche il fatto che possano avere un diritto al lavoro. Negli scritti corsari Pasolini a più riprese denuncia la progressiva mafiosizzazione del palazzo. In una lettera pubblicata sul settimanale Il Mondo nel 1975 definisce il palazzo come sede di una mafia oligarchica, che accusa di una quantità di reati, tra cui anche la copertura delle stragi di Milano, Brescia, Bologna, e che ritiene responsabile della progressiva degradazione morale e antropologica degli italiani. Dice che si dovrebbe giungere a un processo penale a carico di alcuni potenti, tra i quali indica Giulio Andreotti. Conclude con queste parole: senza un processo penale è inutile sperare che ci sia qualcosa da fare per il nostro paese. È chiaro infatti che la rispettabilità di alcuni democristiani, Moro, Zaccagnini, o la moralità dei comunisti non servono a nulla. È ancora più esplicito Sciascia, il quale in un'intervista rilasciata nel lontano 1979 alla giornalista francese Marcel Padovani traccia questo ritratto del paese, che a mio parere conserva una straordinaria attualità. Quali garanzie offre questo Stato per quanto attiene all'applicazione del diritto, della legge, della giustizia? Quali garanzie offre contro l'abuso di potere, contro l'ingiustizia? Nessuna. L'impunità che copre i delitti commessi contro la collettività e contro i beni pubblici è degna di un regime di tipo sudamericano. Neppure uno dei grandi scandali scoppiati in 30 anni ha avuto un chiarimento, nessuno dei responsabili è stato punito. In ogni città e in ogni villaggio, è possibile compilare un lungo elenco di malversazioni, di casi di concussione, di abusi rimasti impuniti, di cittadini che fanno il proprio dovere, innanzitutto come semplici contribuenti. Si vedono regolarmente presi in giro prima e ridicolizzati poi, perché quelli che frodano il fisco vengono poi premiati con le leggi di perdono fiscale che costituiscono una esortazione e un incoraggiamento al non rispetto della legge. Anche una semplice voce che grida nel deserto, penso alla tremenda parabola della fine di Pasolini, può avere effetti destabilizzanti per chi sta in alto. Dimostrare di sapere, dimostrare di saper vedere, dimostrare di avere capito che può essere un lusso non sostenibile. Quali sono stati i mattoni con i quali è stato costruito questo muro di omertà? I testimoni e i collaboratori di giustizia sono stati progressivamente ridotti al silenzio. Come dimenticare la violenza collettiva che si abbatté sugli imprenditori che all'inizio di Tangentopoli collaboravano con la magistratura e sui pochi avvocati che li assistevano?
condannati all'ostracismo per aver violato il codice di omertà di classe, mentre le persone da loro accusate venivano accolte nei migliori salotti e circondate da attestati di solidarietà. Approfondiamo ora perché la mafia è una delle varie forme in cui si è declinata la criminalità delle classi dirigenti del nostro paese. Dunque, cos'è la mafia? Anzi, perché la mafia? Devo fare due premesse. La prima è che molti snodi essenziali della nostra storia della mafia sono destinati a restare segreti. Se la mafia fosse costituita solo da personaggi come Provenzano e Riina, tutto potrebbe venire alla luce del sole. Ma la mafia è anche uno dei tanti complicati ingranaggi che nel loro insieme costituiscono la macchina del potere reale nazionale. Macchina che scrive il corso della storia collettiva, operando in parte sulla scena, ma in gran parte dietro le quinte. Nessuno può permettersi di svelare taluni segreti della parte oscena della storia che gli è accaduto di intravedere senza rischiare di restare stritolato dalla reazione compatta e trasversale di tutto il sistema. Quanti di coloro che si sono occupati professionalmente della mafia sono consapevoli di questo? Diversi. Tra questi, per citare solo i morti, lasciando in pace i vivi, certamente Rocco Chinnici, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone. Il magistrato, tutti conoscete, Falcone, fece una dichiarazione. Disse che il problema della mafia in quel momento erano i legami finanziari con il Nord. E c'era una banca che riciclava i soldi della mafia in quel momento, la banca Rasini, che stava a Milano. Il direttore di questa banca era il padre di Silvio Berlusconi. In realtà tutto quello che è mafia attualmente è fatta e gestita da colletti bianchi, cioè da persone che hanno redditi medio-alti, posizioni medio-alte e possibilità di entrare nei salotti buoni e avere relazioni e test relazioni con altre persone di medio-alta borghesia. Il clientelismo. Il clientelismo è praticamente. Mi permetto ancora di amplificare quello che dice la signora. Sostanzialmente dice. Ma la mentalità italiana. Se vogliamo non incrementare. E dare nel nostro voce, piccolo il potere, alla mafia, il sistema mafioso che si fonda sul clientelismo, noi non dobbiamo avere prezzo, perché se noi abbiamo un prezzo qualcuno ci compra e una volta che ci ha comprato noi facciamo parte del sistema mafioso, basta non avere prezzo.